Cari amici montanari, bentornati in questo nuovo video. Dopo averci visto sul Pollino, oggi sbarchiamo in Sila. Siamo a Lorica, faremo un percorso che va appunto da Lorica, 1300 metri, dal lago Arvo, fino a Croce dei Laghi, circa 1800. Praticamente questo sarà un anello di circa 17 km. La prima parte è ben tracciata, infatti ci sono i cartelli che la Sì, 2 tracciano. ore. Però poi il resto dell'anello, diciamo, è un po' improvvisato, l'abbiamo un po'. Quindi Abbiamo la traccia, speriamo che sia giusta. E Buona buona strada. strada. Camminando con accento tedesco, il dialetto melanese. Questo è un problema. Massimo qualcuno ne ha mangiato poi. Le vacche della Sila. Ciampa! Ma ste corna sono buggate. Abbiamo trovato una mazza di tamburo. Tranquilli che si mangiano, sicuro. Ora 10 meno un quarto, procediamo con calma. Siamo sul sentiero 420 che ci porterà a Croce dei Laghi. Lo stiamo seguendo da un po', fortunatamente è abbastanza segnato. Che hai trovato, Carlo? Bestie. Vedi se ci sono i buffi dentro. Di Carlo è emozionato. Fernando pure. Domenico non capisce niente. Le facce di chi ha scoperto che non sono porcini. Ma le devo passare. E se si può togliere dall'altra gentilmente, così passiamo tutto il gruppo. Grazie, grazie. Io devo essere navigato. Ecco qua, Croce dei Laghi. Dobbiamo salire di qua. Ah? Sì. Poi al ritorno dovremmo andare di là. E comunque sarà piccolo anello che ci riporterà all'Orica, da dove siamo partiti. Siamo quasi arrivati alla nostra destinazione. Allora dobbiamo salire là in cima, che dovrebbe essere proprio Croce dei Laghi. Ci dovrebbe essere una croce. Si dovrebbero vedere anche tutti e due i laghi, Lago Arvo e Cecida. La Croce dei Laghi, da cui si presenta uno è lì, l'altro è lì, non si vedono manco quei tizi a 10 metri. Siamo arrivati in cima alla Croce dei Laghi. 1776. Tira un vento che non avete idea. Infatti mangeremo più sotto. Questo bianco spino, ma più che altro dietro un pietrone, c'è un pietrone e pausa pranzo che sono le 11:20. Abbiamo fame. Mangiamo come muratori alle 11:20. Salute. Pausa cibo finita. Ora riprendiamo l'anello. Scendiamo quindi dalla parte opposta. Non ho idea. Seguiamo la traccia. Qualcosa da dire? Ho fame. Ancora. Sì, come non si vede niente. fosse Aiuto. Ora andremo a sinistra. Non so, una di queste tre mete, non so quale, una delle tre, comunque. Lui deve sentire Italia. Però
Però sul pollino ci sono pure le vacche. Ma io la vedo pronta a caricare. Ma io i cavalli ho visto. Scusa. Non vi disturbiamo, però. Con una sigla. Ora per tornare indietro seguiamo il 438. Abbiamo fatto l'anello al contrario, quindi stiamo scendendo dove normalmente si sale, quindi scendiamo di quota molto rapidamente perché da qua è più scosceso. Molto ripido. Meglio questa parte farla in salita e poi scendere piano piano, sia per le ginocchia ma anche per godersi un po' di più l'escursione, no? Esatto. Scendere esatto. Più lentamente, in maniera meno ripida. Un fungo, Matteo! Comunque, se volete questa traccia, ditecelo nei commenti e nel prossimo video ve la lasciamo in descrizione. Certo, perché ovviamente i 130 iscritti verranno Cosenza. Che ne sai, magari ce n'è uno Lorica. Proprio di Lorica che va a Lorica e dice: minchia, facciamo una cosa di quelle sul monte. E la lasciamo. La battezziamo. Lo fa lui, io mi secco. La battezziamo l'anello dei quei due sul sì, monte. Sì, assolutamente, perché nessuno l'ha mai fatto prima. È nostro. L'abbiamo fatta. Non sembrava finita. A pochi chilometri dalla macchina. Ho detto ultimo tentativo disperato scendendo da questa qua. Funziona sempre così. E l'ho trovato. Alla fine. E poi l'ho baciato come. Due bei quarcini. Gemelli. Siamo tornati al punto di partenza. Ma noi siamo andati da là. Siamo arrivati qua, da là. Ora andiamo alla provinciale. Torniamo alla macchina praticamente. Oppure andiamo a Cagno 4:30. Che dite? Ma Cagno. Sì, dai, Cagno, dai. Vabbè. Cagno. Da passeggiata. In questo dai. In un altro video. Passo. Ok. Pensavate che il video fosse finito. E invece no, beccatevi sto cervo.